Quella notte fu piantato a Oyster Bay il seme di un antico male che per trovare fertile terreno in cui insediarsi aveva attraversato terre e oceani. Per un primo periodo sarebbe rimasto in relativo stato di quiescenza, come una malefica spora, presso la famiglia Anderson, occupando con inquietante prontezza il posto lasciato vacante dal povero ebreo Jebediah David Hansberg, morto nell'esatto istante in cui l'ombra amorfa dello straniero veniva proiettata dai fulmini abbaglianti contro l'umile porta della casa. Di lui non si sapeva, né si seppe in seguito, mai nulla di sufficientemente appagante. Le poche nozioni sul suo conto avevano come origine le sue stesse laconiche parole, ma erano troppo scarne per poterle interpretare come vere o come mendaci. Definì se stesso un filosofo vagabondo in cerca di sublimi verità, astronomo e traumaturgo. Svelò di essere stato battezzato Rodolphus Sendivogius nella chiesa di un villaggio sperduto in una delle più settentrionali e aspre regioni della Polonia. Un luogo troppo lontano e dimenticato perché alcuni echi fossero giunti attraverso l'Atlantico. E questa parte doveva essere quella che più si sovrapponeva a quel volubile costrutto umano che è la realtà, poiché lo straniero, pur parlando un inglese grammaticalmente perfetto, torturava ogni sillaba con un accento strano e masticante, che ne collocava ineluttabilmente le origini al di fuori dei confini americani. Naturalmente l'agitazione indotta dalla tempesta, l'improvvisa e agghiacciante morte del signor Hansberg e l'arrivo di un così strano forestiero gettò la famiglia Anderson in momenti di generale confusione. Sendivogius affermò di volere una stanza e che si era recato presso di loro indirizzato da un concittadino. Nel dire questo estrasse un borsellino di pelle ricamata in modo squisito e liberò sul tavolaccio della cucina una tintinnante cascata di monete come mai gli Anderson ne avevano viste prima e come non ve n'era traccia negli Stati Uniti. Grosse, pesanti, profondamente segnate dai secoli e tutte apparentemente d'oro zecchino. Il signor Anderson non era un tipo dall'animo sprovveduto. Una tale ricchezza si confaceva poco con la figura del vagabondo dedito alle futili dolcezze della filosofia. Un lupo può indurre al sospetto e al terrore istintivo anche l'uomo che non ne abbia mai veduto uno, per quanto educate e cortesi siano le sue maniere. E Sendivogius aveva ispirato in tutta la famiglia un subitaneo riflesso di repulsione, sebbene non ci fossero deformità visibili nella sua fisionomia. Era un uomo di altezza e possanza che raramente si scorgevano, nervoruto e muscoloso, eppure per niente avvezzo alla goffaggine o alla rudezza dei movimenti. Possedeva invece movenze garbate e ogni suo dire, anche il più banale, come il togliersi il cappello o il portarsi un bicchiere alle labbra, era imbevuto della grazia di un individuo edotto a una rigorosa disciplina aristocratica. Anche il suo volto recava un che di nobile. Mostrava i tratti duri e gli zigomi pronunciati tipici degli scandinavi o delle popolazioni che, affrontando i rigori di una terra gelida e avara di benefici, si erano insediate nelle regioni più settentrionali del vecchio mondo. I suoi capelli erano di color oro brunito, lunghi fino alle spalle, quasi femminei nella loro rigogliosa bellezza, capaci di catturare anche il minimo lucore del fuoco e rifletterlo in uno scintillare seducente. Il naso era largo e importante, ornato al di sotto di regali baffi, folti come vello di agnello, che si piegavano ai lati della bocca e scendendo oltre i confini del mento, attribuivano al volto un'espressione di solenne gravità. Il suo incarnato non si accostava a un uomo dedito alla peregrinazione, poiché, come gli Anderson poterono più volte constatare, era di un pallore quasi cadaverico, che pareva diffondere nell'oscurità una malsana opalescenza, paragonabile allo smorto lucore di una luna offuscata dalla nebbia.
ma più di qualunque altra cosa furono gli occhi del forestiero a gettare l'ombra dello sconcerto e della paura sugli Henderson, fin dal momento in cui gli aprirono la porta in quella notte e poi anche nei giorni che seguirono. Occhi sottili, foschi e privi di quella luce propria di ogni essere umano, buono o malvagio che egli sia. Erano quegli occhi spiragli che davano su un universo di sogni deformi, di lucubrazioni marcescenti e infinite lande di orribile desolazione, popolate da cose la cui sola vista spegnerebbe l'intelletto anche a un sant'uomo. Sarebbero stati sufficienti a indurre il signor Henderson, il cui sistema nervoso era già stato messo a dura prova in quella notte di follia, a comportarsi in modo non confacente alla sua indole, sbattendo la porta in faccia a quell'inquietante eremita viaggiatore. Ma quando lo sfavillante cumulo di monete era rotolato sul tavolo, il loro luccichio seducente aveva indotto Henderson a più miti consigli. Ora che Hansberg era morto, il suo cadavere ancora tiepido e ancora bizzarramente eretto di fronte alla finestra, come un'orrenda scultura organica, stava chiuso nella stanza al piano di sopra, un nuovo affittuario avrebbe fatto molto comodo, sebbene per occupare il posto vacante si fosse presentato un individuo tanto strano e misterioso. Giocò a favore di Sendivogius il riferire che la stanza degli Henderson sarebbe stata solo una sistemazione provvisoria, in quanto aveva in animo di trovare un domicilio tutto suo, dove poter proseguire i suoi studi e prender nota del distillato delle sue meditazioni. Allettato dal denaro e rincuorato dalla consapevolezza che Sendivogius non avrebbe avvelenato a lungo la loro casa con la sua sinistra presenza, il signor Henderson accettò ad accoglierlo. Prima di tutto, lui e il marinaio Keller trasferirono la salma di Hansberg in cantina, mentre tutti gli averi del giudeo, non molti in verità, furono sbrigativamente radunati e riposti in un baule dalla moglie e dalla figlia del padrone di casa. In seguito Sendivogius, Henderson e il marinaio Keller scaricarono la carrozza e trasportarono gli effetti del nuovo inquilino, quasi tutti contenuti in bauletti e casse, nella stanza appartenuta ad Hansberg. Fra le cose di Sendivogius vi era una cassa di legno rinforzata da inserti di ferro, lunga e larga abbastanza da poter contenere una persona, e in effetti la sgradevole sensazione che diede fu quella di essere una specie di bara. Le tavole con le quali era costruita erano ruvide ed escoriate, ma come a volte succede al legno se le condizioni sono favorevoli, gli anni, invece che rammollirle, le avevano temprate, e adesso quella strana cassa pareva solida come la stessa pietra. Trasportarla su per la stretta rampa di scale non fu impresa da poco. Henderson avrebbe espresso la volontà di lasciarla da basso, ma ripugnava il fatto di avere una cosa tanto simile a un feretro sotto gli occhi. Peraltro Sendivogius appariva estremamente geloso dei suoi oggetti, della cassa più di tutti, e non era disposto a lasciarli incustoditi. Non appena il nuovo affittuario si fu insediato a pieno titolo nella camera, consegnando agli Henderson il denaro sufficiente a pagare un mese di pigione, la tempesta che fino a quel momento aveva violentato il cielo, torturato l'oceano e sconvolto la terra, parve quietarsi in modo incredibilmente repentino, riducendosi via via a un comune acquazzone. Ciò permise al signor Henderson di uscire di casa e recarsi presso una famiglia di ebrei che abitava in fondo a Post Street. Furono loro, poco più tardi, a prendere in consegna sia la salma di Hansberg che i suoi poveri averi. Insieme a loro venne un medico, che stabilì senza tema di smentita che la morte del vegliardo era dovuta a un'improvvisa emorragia cerebrale, rapida e fatale, forse causata alla negativa emozione suscitata da quell'orribile bufera. Essendo gli Henderson e i loro affittuari gente rispettabile e per bene, che fra l'altro si trovavano tutti riuniti nella stessa stanza quando l'ebreo aveva iniziato a lamentarsi, non ci fu bisogno di mettere in moto nessuna inchiesta. Il giorno dopo, il corpo di Jebediah David Hansberg, con gli occhi ancora spalancati e i denti ancora digrignati in una smorfia che la morte non era riuscita ad ammorbidire, fu consegnato alla terra,
accompagnato dalle litanie del rituale ebraico.